Sono nato col tono del super fiuto. Piccola curiosità, nel 1920 i giapponesi non usavano deodoranti e si lavavano appena. Senti odore di famiglia morta? Assolutamente sì. Purtroppo. Oh, Nezuko, sei ancora viva. Vuoi prendere una pala e aiutarmi? Ah! Oddio! Quindi mia sorella è un demone. Che cosa posso fare? Picca quella stronza in una scatola. Ti insegnerò come uccidere i demoni. Ok, posso uccidere i demoni? Puoi tagliare questa pietra? No. E allora non puoi uccidere i demoni? Cazzo! No, mi arrendo. No, non farlo. Ok. Grazie, bimbi defunti. Bene, annusachiappe. Ti resta solo una cosa da fare prima che tu vada ad uccidere demoni. Cioè? Uccidere demoni. Ok. Perché mandate dei ragazzini ad affrontare questa prova? Mi eccitano le grida dei bambini morenti. È l'unica cosa che mi dona piacere, sorellina mia. A quanto pare Sakonji mi ha addestrato bene. Hai detto Sakonji per caso? Ho divorato i suoi allievi qualche anno fa. Sai, è buffo pensare che mandino dei ragazzini a fermarmi, considerando che io ne vado ghiotto. È un po' come ordinare il sushi da Justin. Ma che cazzo! Col mio naso so dove tagliarti. Ma che grandissima stronzata! Perfetto, ecco a te questa super spada speciale, è nera. Ed è speciale perché è nera? Sì. Ma non ha nient'altro tipo... Zitto, hai fatto dovere! Ciao, io sono Tamayo, un demone medico. E lui è il mio toy boy, e il mio assistente Yushiro. Noi due abbiamo lo stesso nemico. Un momento, esistono anche demoni buoni. Ma questo cambia tipo tutto. Non puoi scopartela, è la mia bambina. Wow, bello. Partete! Ehi, mi hanno chiesto di ammazzare dei coglioni. E non esiste modo più accurato per uccidere dei coglioni che con delle palle. Dato che vi stiamo per spedire all'inferno, lascia che vi indichi la giusta direzione. No, fermo, lo stomaco sensivo. Aspetta, ma gli occhi nelle mani? Greve. Sì, ho la congiuntivite perenne. Oh, non hai idea. Ma che palle! Mi hai chiamata? Tuttora! Mi hai chiamato? Chi ti ha mandato qui? Scherzi, Musa mi ucciderebbe, non te lo dirò mai. Oh, ma vaffanculo! Fantastico, tutte le ossa del mio corpo sono rotte. Ma fortunatamente è finita, finalmente posso... Ma aspetta, dove sono? Rila! Io sono Kyogai e sono un demone dal passato tormentato. Posso leggerti alcune delle mie poesie? Questa è l'unica alternativa alla morte? Sì. Allora muori, pezzo di merda! Oh no, darò di stomaco di sicuro! Facciamo una pausa! No! Due palle! Ciao, mi chiamo Zenitsu e sono un codardo pisciasotto, una vergognosa sanguisuga che non smette mai di urlare! E sono utile solo quando svengo. Wow, il pubblico deve odiarti. No, in realtà il pubblico mi adora. Ma non ha senso. Io sono Inosuke, mi piace uccidere demoni e non lavo la mia maschera da più di 3 mesi. Sì, si sente. Ma sono anche bellissimo. Senza maschera sei ancora più disturbante, potresti rimetterla? Con estremo piacere! Posso picciare tua sorella? Ma no! Vieni qui. Bene, possiamo riposarci. Adesso la nostra missione è uccidere un po' di ragni. Che cosa hai detto? No, intendevo demoni, ragno. Sì, più specifico, la prossima volta. Ammazza che topa! È un ragazzo! Non da dietro! Salve. Questo ragnetto vi chiede di andare via da sta cazzo di foresta, prego. Che ne dici se ti fottiamo noi? Padre? Scusami, ma sei pericoloso. Quindi ti ammazzo. Bene, ma prima di morire voglio raccontarti la storia del mio passato per dare allo show del dramma extra. Come vuoi? Beh, quando ero piccolo ero molto malato, poi sono diventato un demone, non ero più malato, tutto quello che volevo la famiglia che mi amasse! Sarebbero triste, però, ma penso che il pubblico sarebbe portato chiuso, avessi detto questa cosa un po' prima! Sono morto? Ullala, la tua piccola farfalla, eccola qua. E ci sono anche io. Ah, già, t'abbiamo saltato. Uccidiamo sua sorella? No. Uccidiamo sua sorella? Cazzo, ma chi sono? Loro sono l'organizzazione 13, volevo dire Pilastri. Sfortunatamente non abbiamo abbastanza tempo per parlare di loro, accontentati di qualche frase o stereotipo. Io piango sempre. Io adoro il drama. Io parlo di cose orribili e violente, ma sempre col sorriso. Io parlo poco. Io sono come lui. Ma creepy. Io le tette. E sono un branco di stronzi. Che significa? Che tua sorella è morta. Oh mio Dio. Sì, bravo, pugnala sua sorella anche per me. Siete davvero stronzi. Potresti smetterla? Che cosa? Stronzate. Ma come lavora questa gente? Siete tutti malati! Ti ricordo che esistono demoni mangiatori di uomini che hanno sterminato interi villaggi. Io non insulterei chi può ucciderli. Vedi? Stai morendo di sete, vero mia piccola ciccia sangue? Ma brutta stronza! Questo significa che lei è ok e voi no. No, Tanjiro, vai a riposarti con i tuoi amici. I miei amici? Un ragno mi è morso e adesso ho il corpo di un bambino. E io ho perso la capacità di urlare. Non servo più a niente. Ok, ma prima puoi dirmi, Luke, io sono tuo padre. Fottiti! Ehi, voglio fare un po' di pulizia contatti. Chi vuole vivere? Bene. E tu invece? Vuoi morire? Sì.
Sì, voglio morire. Vuoi che ti faccia soffrire? Cazzo sì, con estrema perizia. Vuoi che ti tagli la testa, che il sangue sgorghi? Sgozzami come un maiale. Vuoi che ti ho appendato un gancio? Oh sì, ti prego, papi, sì. Prendi il mio sangue e uccidi Tanjiro. Ok. Molto bene. Dopo aver espresso il nostro potenziale, il nostro espresso ci condurrà al finale. Cos'è un espresso? Non ne ho idea. Guarda là, quella ragazzina si è vestita con i Doritos. Ehi, Nacho Man, dove l'hai messa la salsa piccante? E dai, smettila di urlare. Tu pensi che c'entri io o qualcos'altro? Sì, ovviamente è urla a casa tua, Sean. Guarda che sembra la versione scrausa del ragnetto di Toy Story. Ma senti chi parla, ti hanno scartato dal cast di Nightmare Before Christmas. Insultami di nuovo e scendo giù per infilarti il mio cazzo d'aragno super lo sfintere. Ti fotto per bene, ok? Ti fotto per bene. Ma ha smesso di urlare. Oh, cazzo! Show yourself, I know you're watching me. Show yourself, I can see you. How can you see through my spell? Give me your, give me your.